Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi nuovamente tutte e ripeto tutte le schede punti in Fortnite stagione 3 fino adesso, quindi dopo il recente aggiornamento. Questo video è stato realizzato per fare un po' di chiarezza perché. Ultimamente nei precedenti video in cui vi ho parlato delle schede punti c'è stata un po' di confusione con i codici, con le sfide, le schede punti e compagnia bella. Quindi in questo video voglio mostrarvi tutte, ripeto, tutte le schede punti fino ad ora. Quindi praticamente eh, fino al recente aggiornamento, queste sono le schede punti disponibili in gioco. Sono 51. Io ne ho scoperte 50 perché l'ultima richiede di raggiungere il livello 100. La prima sfida richiede di posizionarsi nella top 10. Qui partite vinte in modalità diverse. Qui accumulare 999 risorse per ogni tipo nello stesso momento. Cioè nel senso che in una partita dovete avere 999 di ogni materiale. Io consiglio rissa squadre, quindi picconate, uccidete i giocatori, aprite i forzieri e così via dicendo per fare questa scheda punti. Materiali generali da raccogliere. Vivere dei frutti della terra, ho fatto anche un video dove vi mostro la migliore posizione attualmente dove raccogliere i funghi, quindi atterrate sempre là, raccogliete i funghi che ci sono e quindi fate questa scheda taglia legna, cioè dovete distruggere praticamente gli alberi. Kit di supporto dovete cercare nelle casse di rifornimento, quelle casse blu che scendono dal cielo e si trovano in qualsiasi modalità. Quindi quando vedete una cassa andate lì e la raccogli cioè, raccogliete, interagite con, con la cassa. Lama, qui dovete essere fortunati. Personalmente in ogni partita io trovo almeno due lama. Però qui mh, dovete essere fortunati. Il mio consiglio è prendere un cioppa... E esplorare la mappa dall'alto appena vedete un, uh, un lama, atterrate e lo prendete. Sgonfia palloni vi chiede di abbattere una cassa di consegna: cioè, praticamente, quando la cassa blu sta arrivando, voi dovete sparare al pallone e abbatterlo una sola volta. Qui ci sono i forzieri rari, che sono praticamente quelli che hanno una musica leggermente diversa e sono blu e dovete praticamente trovarli. È lo stesso discorso dei lama, solo che la differenza è che questi forzieri sono più delle volte localizzati negli edifici. Poi ci sono le munizioni, qui potete raccoglierle dove volete, i forzieri classici ovviamente, i giocatori eliminati e i danni inflitti agli altri giocatori. Io personalmente consiglio di giocare rissa squadre per questi due perché rissa squadre fate un massacro. Poi ci sono i predoni e gli scagnozzi: non confondete i predoni con gli scagnozzi perché sono due cose diverse. I scagnozzi si trovano ad esempio a Gatto Grill o all'autorità, ex agenzia. I pretoni invece atterrano dal cielo e li notate perché sono numerosi, si muovono in gruppo, sono aggressivi e c'è una musica in sottofondo: quindi, quando sentite la musica e un gruppo di nemici vi spara, quelli sono i pretoni. Quindi, non confondete i pretoni con gli scagnozzi. Poi ci sono le eliminazioni, quindi dovete usare praticamente tutte le armi per fare un massacro. Qui invece viene richiesto di eliminare un nemico con un piccone, quindi io consiglio di andare in rissa squadre e picconare a casaccio fino a quando non eliminate un giocatore con il piccone. Qui eliminazioni con mitragliette da 150 metri di distanza, con le pistole, con gli esplosivi. Qui dovete... Eliminare un avversario con lo squalo bottino. Ho fatto anche un video nel quale vi mostro appunto come fare: dovete catturare uno squalo bottino e dovete uccidere un giocatore appunto con lo squalo bottino. Il mio consiglio è farlo sulla terraferma perché avete più possibilità di ucciderlo. Fucili pesanti, precisione, assalto. Compagni rianimati e riavviati, naturalmente, non potete farlo né in singolo né in rissa squadre. Quindi dovete giocare o a coppie o a squadre. Personalmente, consiglio a squadre perché almeno avete la possibilità di eh, resuscitare o, ehm, diciamo, rianimare più compagni. I punti di pesca usati sono praticamente quei punti di pesca in cui c'è tipo eh, una circonferenza in acqua, quando tipo lanciate un sassolino per intendervi, e dove ci sono dei pesci appunto. Dovete pescare lì, non a caso, dovete pescare proprio lì. Qui invece dovete cavalcare uno squalo bottino, facilmente eh, fattibile con una canna da pesca. Ho fatto anche un video, quindi tirate la canna da pesca, lo squalo a bocca e lo catturate. E lo utilizzate come mezzo di trasporto. Non potete farlo in rissa squadre, ma in tutte le altre modalità sì cioè singolo, coppie e a squadre. Pes pesci pescati: dovete praticamente pescare dei pesci qui, nei punti di pesca, perché nei punti di pesca potete trovare sia armi che eh, pesci. Qui dovete proprio catturare pesci, quindi eh, se magari. Pescate nei punti di pesca e trovate armi. Non fate questa sfida, dovete catturare pesci. Potenzia armi di diverse rarità: praticamente dovete potenziare un'arma in tutte le rarità. Quindi verde, blu, viola, arancio, eccetera. Ho fatto un video dove vi, posizio... dove vi mostro scusate, la posizione migliore per farlo. Consiglio personalmente di farlo in rissa squadre perché avete già i materiali a disposizione per potenziare eh, l'arma. Qui invece dovete alterare un'arma, quindi non potenziarla, ma alterarla e potete seguire sempre lo stesso video. Qui invece dovete potenziare armi a caso, nel senso che siano verdi, blu, viola, non fa differenza, l'importante è che ne potenziate un certo numero. Qui dovete ottenere il primo posto, cioè dovete atterrare per primi, pescare un pesce per primi, uccidere un giocatore per primi, eh, potenziare un'arma per primi, interagire con una cassa di rifornimento per primi e aprire un forziere per primi. Non dovete farli per fortuna tutti in una partita, quindi potete farli tranquillamente con il tempo. Qui invece ci sono gli encomi da esperto. Praticamente se utilizzate sempre la stessa arma e fate tanti kill, ottenete gli Encomi da esperto. Qui invece sono i moltiplicatori, quindi per 2, per 3 e così via dicendo. Queste sfide invece sono legate alle eh, sfide legacy, cioè quelle della carriera. Ci sono sfide, diciamo, segrete che vanno completate una sola volta come alcune di quelle che vi ho mostrato e sfide che richiedono più cose da fare come ad esempio non lo so adesso non ho la lista davanti però che ne so elimina mille nemici tipo non so nemmeno se esiste però ecco per farvi capire ci sono sfide in cui dovete fare una cosa tantissime volte per ottenere l'obiettivo nella carriera e sfide veloci insomma Qui invece dovete completare le sfide rapide, che sono quelle del giorno praticamente, che, cioè del giorno, della partita, perché se le fate escono nuove sfide, le fate escono nuove sfide praticamente sono quelle. Qui invece sono le schede punti, praticamente sono queste qui che, che voi, voi completate. Qui invece sono le settimanali, quindi le sfide settimanali che escono ogni giovedì. Qui invece sono le schede punti che avete completato, quindi il numero di schede che avete eh, portato a termine. Qui ci sono le monete viola, le monete blu e le monete verdi e il, il fatto di arrivare al livello 100. Poi c'è lancia un qualsiasi oggetto, quindi prendete un consumabile e lo lanciate. Ringraziate l'autista ogni volta che scendete dal bus, o meglio, prima di scendere. Perquisite uno scagnozzo o un predone credo che valga anche per i giocatori avversari usare un mulinello e ce ne sono tantissimi nella mappa e infine danzare su una zipline nella tempesta e anche di questo ho fatto il video queste sono attualmente tutte le schede e punti presenti in fortnite con la stagione 3 naturalmente quando verranno aggiunte nuove schede realizzerò nuovi video